Io ringrazio tutti perché qui ci sono gli amici, i compagni di lavoro, i compagni di lotta di 50 anni, di più di 50 anni di battaglie fatte. Io non farò un discorso politico oggi, quello lo faremo il giorno 30, quando commemoreremo anche quest'anno i morti sul lavoro, i morti di lavoro, i morti di amianto. Quello sarà il momento di fare un discorso politico. Oggi è un discorso personale, che non è tanto staccato da quello politico, perché se c'è una cosa che in Michele era una sola, era la sua vita personale e la sua vita politica. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti, persino da fuori Milano. So che è stata una cosa così, dispiace a tutti, però a me personalmente, vedere qui tutte queste persone che gli volevano bene, che lo stimavano, mi dà molto conforto. Io spero con l'aiuto di tutti, perché Michele ha sempre lottato per tutti. Michele non è mai stato uno che aveva il suo gruppo, il suo giardinetto. Michele ha sempre lottato per tutti e con tutti. Michele è riuscito a unire le persone, a unire i compagni, a unire gli operai. Qui ci sono i suoi operai, i predini, che sono venuti a salutarlo. Lasciatemi dire soltanto una cosa di più. Ciao, il mio compagno di vita. In 50 anni che abbiamo condiviso non solo l'amore, abbiamo condiviso il sogno di un mondo diverso. Abbiamo condiviso il sogno di rovesciare una società barbara in cui viviamo, in cui gli operai, gli sfruttati, non hanno più nemmeno il futuro, perché oggi di questo si tratta, neppure il futuro. Io ho imparato tante cose da te, e tu, anche tu, qualche cosa da me l'hai imparato. Ti amo, non ti dimenticherò mai, e sono sicura che lasci un grande pezzo di te dentro di me, e dentro tutti quelli che ti hanno conosciuto. Buon viaggio. Chiunque voglia dire qualcosa, brevemente, vi prego, perché abbiamo tempo solo fino alle 11, che fai? Io non so se tutti mi conoscono, sono la figlia. Quello che voglio dire è che mio padre mi ha insegnato a non arrendermi mai, e noi non ci arrenderemo. Mia figlia, che è qui con me, che ovviamente non si sente di parlare, è una bambina incredibile, che seguirà sicuramente le ordini di suo nonno, perché già lo fa. È una bambina che anche lei lotta contro le ingiustizie ed è piccolissima. Quindi lui ci ha lasciato un insegnamento grandissimo, e sono felice di vedere tutto questo amore che voi ci avete dimostrato oggi. Quelli che non ci sono perché hanno il Covid, perché ce ne sono tanti che non sono potuti venire oggi, noi vi ringraziamo come famiglia, personalmente, politicamente, socialmente, e questo è bellissimo quello che ci sta arrivando, l'energia positiva che ci state dando tutti. Io non vi conosco neanche la metà di voi, e ci tenevo a dirvi questo. Grazie, chi volesse parlare, a voi.
Scusatemi solo una cosa, qui insieme a voi, sparpagliati, c'è tutta la sua famiglia, suo fratello Alberto, sua sorella Maria, suo fratello Oreste. C'è in spirito, diciamo, mia sorella che non può muoversi e suo marito Claudio. Tutta la sua famiglia, chiedo, vi ringrazio tantissimo, non solo per l'aiuto che ci avete dato, per il sostegno che ci avete dato, perché noi in questo lungo mese ci siamo sentiti attorniati dall'amore, uso questa parola non a caso, dall'amore di tanti, di centinaia di persone. Grazie. Averlo sempre vicino o comunque sentirlo ogni giorno era qualcosa che mi rallegrava sempre, non sentirlo più era micidiale. Non so, non ho molto da dire, cioè sono rimasto stordito da questa cosa, da questo vuoto che è arrivato improvviso. E allora non sapevo come reagire e ho cominciato a camminare. E camminavo e mi salivano i ricordi. E sono tanti con questo compagno. Sono tanti. E i ricordi però facevano ancora peggio. Nel senso che non capivo, non so, non riuscivo a liberarmi da questa immagine sua e da questo vuoto. Poi alla fine sono riuscito a staccare un po' l'idea che il ricordo è una cosa passata e io non volevo che passasse. Un ricordo è qualcosa che è già andato, che fa parte del passato, mentre io volevo un ricordo adesso, volevo un ricordo che mi mantenesse viva la memoria di questo compagno. E allora io credo che sì, ecco, questo ricordo lo ritroveremo nelle lotte, perché è lì che lo ritroveremo, con Michele, nelle lotte che faremo ancora, e lì sarà presente ancora lui. E ogni volta che saremo in quelle situazioni, allora capiremo che lui c'è ancora, e quel ricordo sarà attuale, sarà adesso, sarà in questo momento. E il ricordo di lui è una cosa che non è semplice, non è un semplice ricordo. Il ricordo di lui è uno stimolo, è una scossa, è uno scossone, è una sberla alla mia coscienza politica. Questo è quello che è stato dicendo. Io ho conosciuto Michele negli anni 90, ho passato un lungo periodo della mia vita a lottare al suo fianco. Io non ho grandi cose da dire, perché non sono in grado di farlo in questo momento. Però volevo fare una citazione di Antonio Gramsci, che credo si addica bene alla situazione. La citazione recita così: i combattenti non possono e non devono essere compianti quando essi hanno lottato non perché costretti, ma perché così essi stessi hanno voluto consapevolmente. Io credo che questo faccia parte della storia di Michele. Credo che il vero omaggio che possiamo fare a Michele è continuare le lotte che lui ci ha insegnato a fare. Thank you.
chiamo Carlo Parascandolo, sono carovieri in pensione, figlio di comandante partigiano che partecipava alla liberazione di Milano, e faccio parte del coordinamento di una legge di solidarietà alla parte dei lavoratori che era nato durante le lotte di Altoferro Trandini all'inizio di questo millennio. Io ho conosciuto Michele alla fine degli anni 70, stesso Cangiolani che lo abitava in quel periodo, e ci siamo conosciuti come marxisti, come coloro i quali lottavano e lottano e continuano a lottare per cambiare una società ingiusta, per poter continuare questa battaglia che lui ha condotto per tutta una vita. Diceva prima Daniela, ha sempre lavorato per unire, e questo è uno dei problemi che abbiamo davanti: come riusciamo a unirci. Penso che nel suo nome noi dobbiamo lavorare in questa direzione, se no non è possibile cambiare questa società. Allora niente, sono qui a nome di tutto il teatro della cooperativa. Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo vicino di casa, e poi in occasione di un testo che avevamo scritto sulle cooperative di Sesto, Cinisello, in quelle zone lì, era stato un punto fondamentale, perché ci ha fatto comprendere quella che è stata non solo dal punto di vista delle malattie, degli infortuni sul lavoro, ma proprio la vita operaia di quel quartiere. Io ho avuto un padre che è morto 48 anni perché tutta la vita non ha fatto altro che mettere catrame sulle strade, mi è sembrato proprio il punto di riferimento giusto per portare avanti quella lotta che lui ha con grande caparbietà, coraggio, forza e anche gentilezza, perché sapeva essere anche una persona gentilissima, era sempre disponibile. Quando io non potevo dare manifestazione perché eravamo in giro, eccetera, mi diceva: non preoccuparti, più c'è il tuo lavoro, porta avanti il teatro. Per cui niente, un grande abbraccio a tutti i suoi cari, agli amici, che sono tanti, e la sua scomparsa ci sprona ancora di più a fare quello che faceva lui. Grazie mille. Possiamo chiedere un piccolo intervallo alla banda degli Ottoni, che sono tutti qui come al solito, come a tutte le nostre cose. Dani e Daniele. Thank you.
gente che vuole parlare. Io credo che intanto due parole di Alberto che sono sul fratello. Io non ho molto da dire. Credo che Di Michele abbiate tutti voi qualcosa da dire in senso positivo. Come diceva prima Daniela, questo mese di cui insomma abbiamo passato cercando di stargli vicino insomma tutti i giorni e anche accompagnandolo fino all'ultimo momento, diciamo abbiamo costruito una condizione nel rapporto con lui come è sempre stata la nostra vita, cioè un rapporto dialettico di lotta, di confronto e anche di scazzi, perché tra di noi noi che già diciamo un gruppo familiare che ha percorso la lotta di classe a fianco degli operai, lui è un campione, gli altri miei fratelli non sono a meno, e da questo punto di vista credo che non debba dilungarmi, debba dire che parlare di lui, come dicevo all'inizio, lo sapete fare meglio voi, e ci vediamo in tutte le situazioni che si presenteranno, che costruiremo per continuare la battaglia, che è la sua battaglia. In questi giorni ho visto tanti messaggi, voglio solo dire questo. Uno dei messaggi, mi ha colpito tanti messaggi, ma uno dei messaggi, lo dicevo prima, che mi ha colpito è una signora che ho incontrato durante una biciclettata, io ogni tanto mi diletto in trekking biciclettico. E questa signora che mi ha ripreso su Facebook mi ha detto: Alberto, guarda, vedrai che lui non se ne va, sarà sempre con te. Io credo che lui sarà sempre con noi, sarà sempre con noi, sicuramente nelle lotte, ma chi gli ha voluto bene sarà con quelli che gli ha voluto bene, diciamo, in modo che quello che lui ci ha dato, che voleva esprimere, rimane all'interno di noi e possiamo dialogare ancora. Non mi dilungo, mi fermo qui, grazie. Allora, c'è un altro fratello che forse molti di voi conoscono ed è Oreste, e adesso gli passo il microfono perché anche lui vuol dire qualcosa. Mi voglio ricordare come un compagno che non si è mai fermato, che negli anni 60 ha iniziato a lottare contro lo Stato, contro i padroni, per l'internazionalismo, contro a qualsiasi guerra e a qualsiasi Stato che praticamente dichiari guerra ad altri Stati. Lui era per il proletariato, le guerre li fanno i padroni, a volere sono purtroppo i poveri, sono i civili. E lui era uno di quelli che era sempre con gli ultimi, era uno che difendeva sempre e ovunque i compagni e le persone che avevano bisogno o che avessero bisogno comunque di anche di una banalità. Lui c'era sempre. Il compagno Michele è iniziato negli anni 60. Nelle piccole e grandi battaglie, nella militanza quotidiana, grandi discussioni, così come anche divergenze di percorso, motivate ognuna da forti convinzioni. Ma quello che ha continuato a far incrociare le nostre strade fino ad oggi è sempre stata l'onestà, la generosità e la forte convinzione che questa società non fosse a dimensione umana. Quello che abbiamo sempre condiviso è la determinazione
a voler costruire una società senza sfruttamento, libera dal dominio biologico, economico e politico del capitale. Una società di eguali, una società, come diceva Sankara, alla ricerca della felicità. Questo spirito abbiamo cercato di farlo vivere nei picchetti contro gli sfratti, nelle lotte contro la guerra, nella critica alle politiche antiproletarie del governo, ai piani della UE, dell'imperialismo, nella gestione della pandemia, nella costruzione delle iniziative contro le morti sul lavoro e recentemente nel lavoro collettivo di costruzione di una rete cittadina per una sanità gratuita e universale. Ti siamo grati per l'apporto generoso ed incondizionato che hai espresso in ogni momento e verso ogni compagno, per i contributi di analisi e comprensione messi a disposizione, per l'approccio non dogmatico comunicato attraverso un linguaggio diretto, semplice ma preciso, sostanziato da elementi concreti e comprensibili a tutti. Ti ringraziamo anche per le numerose cene condivise, manifestando tra l'altro il tuo apprezzamento per la cucina, definendola tra le migliori che tu abbia assaggiato e sottolineando il piacere del clima respirato anche in questi momenti. Caro, generoso e testardo compagno, già ci manchi. Sentiremo molto la tua mancanza e l'unico modo che abbiamo per sentirla un po' meno e sentirti vicino è continuare quello che abbiamo fatto in tutti questi anni, continuare a lottare per te, per noi, per tutti i compagni che non ci sono più, per tutti i lavoratori con i quali hai condiviso la tua vita e per quelli che verranno. Ciao Michele. Che non può essere qui, che è molto incazzato, però ti saluto con mio cuore. Grazie per la maglia di Nicola, che lo ringraziamo tantissimo. E che il suo posto non può essere qui, ma se no il suo posto doveva essere lì, insieme agli operai della Breve. La banda degli Ottoni ci fa uno stacco musicale? Thank you.
Io sono Ivo, voglio salutare Michele come salutare, penso, tutti di noi dopo una vita di lotta e di militanza. Michele, non abbiamo vinto, non abbiamo ancora vinto, ma vinceremo e abbatteremo questa società per costruire la nostra. Viva Michele Michelino! Scusate, adesso parla Orio, due parole. Orio è uno dei suoi predini, uno dei suoi compagni più stretti, e quindi ascoltatelo attentamente. Ciao a tutti. Mi chiamo Orio, come ha già detto Daniela, e lavoravo con lui alla Greba nel lontano 1975. Noi siamo stati amici, ma quasi come fratelli. E ha fatto tanto per noi. Lui pensava di più sempre agli altri, non veniva dopo, perché doveva risolvere tutte le ingiustizie che si facevano ai lavoratori. Sono stato fortunato a conoscere te. Scusate, ma questo è un posto pubblico dove ci sono morti anche di altre persone. Il nostro tempo è scaduto e io vorrei che Riccardo finisse con una canzone. Dire che vi ringrazio tutti è dire una cosa inutile, però veramente mi dispiace che Michele non possa vedere tutte queste persone, tutti questi amici, tutti questi compagni che sono venuti a salutarlo. Mi spiace proprio. Se lei da qualche parte in fondo all'arcobaleno mi vedrà. Grazie a tutti. Se il vento ti schiama ora fissa.
addosso la bandiera rossa di Italia. O gente, che pace cercate, la pace per far quello che voi volete, ma se c'è prezzo vogliamo la guerra, vogliamo vedervi il nostro ma se c'è prezzo l'abbiamo pagato, nessuno più al mondo deve essere sfruttato. Un attimo solo, velocissimamente, ce le fate? Ce la fate l'internazionale? Sì, grazie. Sì, sì, Le nostre idee sono il nostro amore.
Questo lo faremo sabato 30. Sabato 30 io vi voglio vedere tutti, perché è lì che riaffermeremo a lui, non ci sarà fisicamente, ma riaffermeremo che noi non torniamo a casa, che la lotta continua con tutto quello che lui ci ha insegnato. Ora lo porteranno al cimitero di Lambrate e poi ci vediamo il 30. Grazie a tutti.
Grazie.